A Taranto, nonostante certe difficoltà istituzionali, però c'è il mondo dell'associazionismo, il mondo dell'associazionismo sportivo, che cerca di fare il possibile e l'impossibile per promuovere il territorio e sfruttare una risorsa, che è quella della risorsa mare. Perché sto dicendo questo? Perché dico, Crispiano fa tanto, ma a Taranto ci sono uomini e donne di buona volontà, che ovviamente, quando si parla di impegno per il territorio, ovviamente qui non esistono il comune di Taranto, di Crispiano, esiste l'amore appunto per il territorio. Mi riferisco al primo trofeo femminile di Voga, che si è tenuto nella città di Taranto domenica 13 novembre, con partenza dalla pensilina Liberty. Un modo, dicevo, per fare crescere il territorio, per dare importanza, enfasi a questa disciplina sportiva, ma anche per valorizzare la risorsa mare. Sono partiti appunto dalla pensilina Liberty e c'è stata appunto una gara di specialità voga in piedi su gozzi a due remi, riservata, udite udite, ai soli equipaggi femminili. Mentre si dice in generale che la voga, uno pensa, sia solo appannaggio dei maschietti, no, ci sono anche le donne. E questa è la caratteristica, che è la prima volta che a Taranto si svolge un trofeo di voga appunto unicamente rivolto alle donne. È stato ideato dalla polisportiva Vogatori Taras e l'appuntamento è stato fortemente voluto dalle sue vogatrici, campionesse del trofeo dell'Adriatico e del Mar Ionio di voga specialità lance a 10 remi. Il presidente appunto della polisportiva è appunto Luciano Luparelli. Ecco, ho voluto aprire questa parentesi prima di congedarci con gli obblighi pubblicitari, proprio per far vedere, per far capire che le risorse ci sono, il bene mare c'è la volontà, devono essere anche le istituzioni a fare un po'. Ecco, abbiamo parlato di masserie, non potevo non pensare alla mia e alla nostra Taranto, tanto sofferente, ma io quando guardo quel mare, quando proprio stiamo registrando oggi, che è mercoledì, la trasmissione va in onda, ovviamente sta andando in onda il venerdì, e oggi era una giornata bellissima, un clima secco ma un sole meraviglioso. Dicevo, abbiamo un mare fantastico e non lo sappiamo apprezzare. Beh, prendiamo spunto da questi amici della voga femminile.